E buon salve, miei giovani Padawan! Bentornati su Fallout 4. Nell'ultimo gameplay abbiamo dovuto svolgere una piccola quest secondaria per far progredire il segmento legato alla confraternita. Oggi avanziamo ulteriormente e vediamo se riusciamo a dare una fine a quello che stiamo facendo in questo momento, quindi a effettivamente parlando, sbloccare quella che è tutta la logica legata alla confraternita, anche perché vorrei finalmente andare verso Diamond City e avanzare nella trama. In più, se ci riusciamo, oggi per partire andremo a potenziare leggermente le nostre armi, sempre rimanendo nell'ambito di quello che ovviamente possiamo fare. Ma detto tutto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Ok, eccoci qua. E come vedete sono lentissimo. Mettiamo giù tutti i materiali che avevo addosso. Ok, allora, prima che qualcuno nei commenti mi dica: ma maestro Obi-Wan, tu hai già tutti i banchi da lavoro costruiti, non dovresti utilizzarli perché normalmente vi serve una determinata abilità di carisma e anche abbastanza elevata. Sì, è vero, ma questi quattro banchi li trovate in qualsiasi insediamento. Cioè, già qui, dove c'è Dogmeat nella stazione di servizio Red Rocket, c'è quello delle armi, a Sanctuary c'è sia quello delle armi che delle armature, e dove c'è la confraternita ci sono tutti e quattro. Quindi non mi cambia la vita, le modifiche che andremo a fare adesso le potrei comunque già fare. Eccoci qua, allora, non buttiamo via risorse, dato che ce le ho estremamente limitate, e andiamo a modificare questo, perché quel mirino che c'ha mi fa schifo, posso cambiarlo? Sì, per fortuna, sì. Allora, comunque c'è già un bel po' di risorse, devo dire che comunque tra una cosa e l'altra, macinando roba, ne ho già accumulata. Se non sbaglio, questo fucile dovrebbe avere, eccolo qua, il mirino Reflex. Quanta roba mi chiede però. Quanto ha di risorse? Davvero abile. Abbastanza. Però devo stare attento. Cioè, di materiale nucleare ne ho pochissimo. Ne ho preso un botto quando ho fatto la parte tornando in qua dei ghoul, ma cavolo. Allora, non penso di poter modificare, infatti. Cioè, io teoricamente, non ho nulla. E mi servono tutte le cose di là. Già. Allora, quelle di intelligenza, in teoria, con calma le sblocco. È quello di fianco che mi dà fastidio. Ah, prima che qualcuno si faccia delle domande strane, alcuni di questi potenziamenti non servono a niente, eh? Servono solo per cambiare il colore dello sparo. Altri invece danno effettivamente più danno all'arma, perché alcuni sono le varianti della mod che bilancia le armi energia, e altri invece sono solo robe estetiche che non servono assolutamente a nulla. Qua posso potenziare qualcosa? Manco per idea. Fammi vedere il... cos'è questo? Ah, il calcio. Oh, questo aumenta il danno. 55. 60. Mettiamolo. Però non penso di poter fare altro. Tutto quello, ovviamente, di più avanzato, come vedete dalla destra, vi richiede delle abilità e anche alte. Sì, quello lì richiede 4 di scienza, beh. Della abilità delle armi energia. Qua non posso fare nulla. Niente. No, ce lo teniamo così. Posso mettere un po' di mirini, ma non servono a nulla. E qua, niente. Cosa posso modificare di utile? Questo mi sembra un po' inutile. Anche perché non penso. Ah sì, questo mi aumenta un pochino i danni. Poco, poco, poco. Anche se abbiamo visto che quest'arma ha la stessa precisione di... No. Spero di poterci mettere la canna lunga, ma non penso. Cosa mi richiedono? Ah beh, mi richiedono il livello 2 dell'abilità. Oh, canna lunga, posso mettercela. Questa non aumenta. Ah, è vero che si livella. Questa non aumenta assolutamente il danno, ma almeno il fucile sarà un pochino più preciso. Magari potessi metterci una canna alla cosa. Oh, posso metterci un mirino? Mi sembra tanto inutile, però. Mettiamoci mirino reflex circolare? Non mi ricordo come sono. E qua, niente. Ok. Il fucile da cecchino.
Ha già il carrello più forte che posso avere di base. Cioè, io l'ho trovato veramente così. Tanta roba, non pensavo. Mi scuso se sto perdendo un po' di tempo nel potenziamento delle armi, ma lo devo fare, perché sennò canna lunga... no, quelle grosse. Ma, scusa. Ah, no. Devo stare attento. Non so se avete visto, cambiano i proiettili. Questo ha meno danno, questo è il calibro 50, grazie. Che fa più danno. Bello sforzo. Devo stare attento perché mi cambia i proiettili, mi cambia. Questi due no. Ma il calibro 50, che è quello che mi aumenta di più i danni, mi cambia i proiettili. Ok. Qua posso ottenere... un caricatore più... grosso? Ah no, il caricatore è rapido, ma se metto quello ampio invece, che è meglio, mirino medio. Io vorrei il mirino lungo, se posso metterlo. No. Mirino medio. Ah, accidenti. Quello grosso da cecchino non lo posso mettere. Poi vabbè, dov'è? Eccolo qui. Questo è bellissimo, il mirino col visore notturno. E poi c'è anche la versione, adesso non so se ce l'ho già. Questo qua, mirino lungo da ricognizione, che letteralmente vi spotta i nemici, ci mette un pallino rosso in testa, quel di guarda, è qui. Rompifiamma, l'unica cosa che mi serve è il silenziatore, e prima che lo prendo passerà una vita. Ah sì, è vero che ho le vernici per il coso, per il Creation Club, sì vabbè, ok, to. Roba inutile. Questo posso modificarlo? Di solitamente la roba artigianale non richiede nulla. Come l'ho detto, ah, anche questo qua c'ha il cambio di... come si chiama? Aspetta, sentiamo che mi faceva fare un po' più di danni. 16. Wow. Dicevo, anche questo qua richiede tutta sta roba da... per la modifica. Secondo me modificare le armi artigianali è uno spreco, non serve assolutamente a nulla, proprio a niente. No, non so neanche se metto solo il mirino, sinceramente. No, c'è il mirino reflex anche questo, boh. No, ho sbagliato, volevo vedere se c'ha la rompifiamma. Ah, niente, non posso metterci nulla. Cos'altro posso modificare? La Gatling? Se, come no. Non ce lo metto il mirino nella Gatling, non serve a niente. Ah beh, ci posso mettere i colori. Posso modificare il tubo? Ah, posso farlo diventare un'ascia, letteralmente. Ma modificare il fucile laser, quello leggendario che mi dà lui, non serve a niente. Tanto c'ho quello della... come si chiama? Dell'istituto che è più forte, quindi... La pistola a 10 mm. Ecco, questa la potrei modificare se mi dà un aumento leggero di danno. Anche qui... il coso temprato che mi fa un pochino più di danno. Una canna lunga. Questo cos'è? Ah, il caricatore. Ah, un'impugnatura. Ok. Finché posso mettere roba... no. Mirino non serve a niente, non ce lo metto. Però quasi quasi. Anche qua il mirino reflex, quello base. Tanto per mirare un pochino. Rompifiamma, se avessi il silenziatore con queste armi sarei molto contento. Mettiamoci un colore... top, quello della Voltec. E niente. Purtroppo la roba più grossa non la possiamo modificare, ma è giusto. Posso modificare questo. Non serve a niente. A livello di danni. No, questo qui non è inutile. Anche perché non penso che lo utilizzerò ancora. Posso metterci la canna? Ah no, è il coso dietro. Nulla. Allora, adesso metto giù tutto quello che non mi serve a livello di armi. E ci vediamo direttamente dal paladino Dance a fare le quest. Niente, per il resto... che brutto questo mirino, con i due chiodi, tipo con le due viti. Beh, meglio di niente. Eccoci qua. Cattivi, modificati e pronti a sfondare qualsiasi cosa ci capiti davanti. Comunque ho guardato un po' i livelli e quasi tutti quelli legati alla modifica delle armi sono su intelligenza, quindi tecnicamente li possiamo già mettere tutti. Cioè, livellando ovviamente. Rieccoti, ho un'altra missione per te, se ne hai voglia. Oh. Dimmi tutto. Ottimo.
Negli ultimi anni la confraternita ha inviato diverse squadre di ricognizione nel Commonwealth. Ecco. L'ultima squadra è stata schierata 3 anni fa. Non ha mai fatto rapporto. Ufficialmente è stata data per dispersa. No, ma va. Mi dispiace. Non serve. I membri delle squadre di ricognizione sono consapevoli dei rischi. Dobbiamo affidarci all'addestramento e ai nostri compagni. In caso di insuccesso, la confraternita onorerà la nostra memoria. È nostra responsabilità scoprire che cosa gli è successo, se possibile. Ah, devo recuperare tipo gli oronastri. D'accordo, ci penso io. E le piastrine. Il punto di inserimento era tra le colline intorno a Malden. Perlustra la zona e definisci uno schema di ricerca. Resta all'ascolto per eventuali richieste di soccorso. Tutte le squadre di ricognizione sono dotate di segnalatori di pericolo a corto raggio. Ok. Se capti un segnale, dovresti riuscire a risalire fino alla sua fonte. Ah, devo utilizzare la radio, quindi. Dove ci va? Ah. Lontani. Ecco dove ci va. Posso partire da qua e poi fare il giro qui sopra, che forse risparmio tempo. Direi di sì. Allora, siamo dall'altra parte della città dove abbiamo esplorato la fabbrica nello scorso gameplay. Cos'è? Saccheggiatore, guarda, stai pure dove sei, che non ti vengo a rompere le scatole, sta là. Ovviamente vi faccio vedere, non dico proprio l'esplorazione, ma il percorso, perché può succedere letteralmente di tutto. In più, secondo me, su questa tipologia di gioco è parte integrante dei gameplay. Magari si perde un po' di tempo, però almeno si riesce a capire meglio un po' tutto quello che è l'insieme di cose da fare. Oh, qua c'è una costruzione da sbloccare e ho mirato un predone. Allora, siamo molto molto lontani, però forse, e dico forse, ho 4 colpi col fucile da cecchino, eh? Non ne ho tanti. E non ho potuto mettergli il mirino che volevo. Però, la mia precisione in questo caso ha avuto la meglio. Questo qua è in attention. Attention! No, non gli sparo perché si sta muovendo. Ripeto, sono solo 4 colpi. Ho sentito un rumore bruttissimo in sottofondo. Ma penso fosse Consworth. Ok. Non mi mira più nessuno. Spariti? Eccolo, l'ho visto. Dov'è? No, nascosto. Allora, possiamo utilizzare. Ah, no, che brutto! Ho scelto il mirino peggiore. Devo prendere quello con il cerchietto. A proposito di mirino con il cerchietto. No, perché il mirino reflex è fatto così? Non lo sopporto. Devo guardare quello con il punto tipo a cerchio. Mi dà un fastidio a me questo qui. Il puntino piccolino. Che non si vede una mazza. Oh, 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 oh. Questa è roba che mi interessa. Mio, mio, cosa? Mio, mio. Ma mi devo ricordare che in questo gioco sparare dritto non, cioè mirare in un punto non vuol dire sparare dritto. Io sono in pericolo perché c'è la torretta che mi sta mirando, non per altro. Munizioni. No, nulla. Pronto a partire. E notare che la sto mirando, però non la colpisco perché i colpi vanno un po' dove ne hanno voglia loro. Intanto sono 200 colpi. Cosa mi sta mirando ancora? Sento un'altra torretta. Sarà qui sotto, mi sa. Oppure sopra.
E lo vedo più plausibile. Qua? Ah, eccola! Uccidiamo quegli psicopatici! Riesco a mirarla. No! Che quella se mi prende mi sciotta. Oh, 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 oh. No. Muori. Ok, perfetto. No, non mi sciotta, per l'amor di Dio. Però mi fa un treno di danni la torretta. No, non lo posso aprire mai nella vita. Non credo di poterla forzare. Non c'è bisogno che me lo rammenti. Munizioni. Voglio il fucile da caccia. Perché sì, ho il fucile da cecchino. Ok, tanta roba, ma è comunque meglio. È molto più stabile, soprattutto la distanza. Che il fucile da caccia lo puoi far diventare veramente il classico fucile. No, gli psycho stanno dove sono? Sono psycho? No, sono medix. Ok. Lo puoi far diventare veramente il fucile grossissimo da cecchino. Au. Però vabbè, dai, mi ha scoperto il luogo, sono già contento così. No. No. Continua a sbagliare tasto. Ah, no! Ah, sarà questa costruzione qua. Ok. Tanto non ci deve entrare, però... Cosa faccio? Ci vado? È che secondo me ci saranno solo un sacco di ghoul qui dentro. Come al solito. Ah, ma aspetta, ma non ha il caricamento. Ok, 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 non è una zona di quel... Halloween. Oh, una rivista. Mia. Sì. Com'è possibile una rivista con i bambini? Cos'è, una rivista che è stata fatta dopo la guerra? Questa non me la ricordavo. Ma se dormissi e facessi... arrivare tipo il giorno, che non sarebbe una cosa brutta. Ah, ma era tipo un ospizio o una roba del genere. Le piante. Ma sì, dai, dormo e riparto quando è giorno. Anche perché così salvo, tra molte virgolette, e mi curo di quel poco che mi sono danneggiato. Devo dire che sono molto fortunato. Cioè, letteralmente più scuro adesso che è giorno, che prima che era notte a momenti. Questo tempo. Devo circunnavigare... Sì, direi di sì. No, aspetta, forse posso passare anche da là in fondo. È troppo in là. Faccio prima circunnavigare. Di qua. Comunque continuo a schiacciare il tasto Start, perché su Fallout 76 non c'è la mappa sul Pip-Boy. Dovete per forza andare su quella generale. Che effettivamente parlando è più realistica. Cioè, c'è proprio la mappa vera e propria. Ci sta come cosa, però è un po' più scomodo. Da lì si può salire. Io mi perdo troppo quando giro a esplorare. Cos'è? Ah, ma qua è dove c'erano i cani che siamo passati per andare in là. Infatti questo qui è il tipo posto di blocco. Sento degli spari in lontananza. Di là. Vedo degli spari. Là in alto. Sì. Sì, 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 sì. Là, ma anche là in fondo vedo degli spari. Là, infatti. C'è la gente che sta... si sta sparando con dei cani o delle robe del genere. Ma guarda, io personalmente parlando gioco eviterei drasticamente di andare in quella direzione. Perché non ho voglia né di combattere né di perdere munizioni. Ricordate che più risparmiate meglio è. E là sopra ci si andrà poi. Oddio. Non ho più visto il pavimento e mi ero già dato per spacciato. Hello? C'è nessuno? Non che mi spunta... Ma senti gli spari quanti? Oh, questo proiettile... a volare là in fondo. Ma quello è un vertibird. Ah già.
Stavo dicendo, speriamo che da sott'acqua non esca nulla, perché conoscendo questo gioco è bastardo fino al midollo osseo. Magari mi fa uscire un Mirelurk o peggio. Per fortuna che ancora non abbiamo sbloccato Far Harbor, il DLC, se no potrebbe uscire molto 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 peggio dall'acqua. Sto per dire una frase che mi... Cos'è? Torretta mitragliatrice pesante. Ma è alleata. Dove siamo? Ah, c'è un insediamento lì davanti. Oh no, siamo arrivati a coso. No, 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 vabbè, lo scopro e poi ce ne andiamo. Questa quest te la faremo più avanti, che è lunga chilometri. Boh. Com'è che si chiamava? Ah, Covenant. Questo qui è un piccolissimo insediamento con una gigantesca recinzione devastante intorno, con torrette, mura e quant'altro. Cioè qua non ti ci puoi neanche avvicinare. Io qua una volta avevo ucciso tutti, perché sono tutti degli imbecilli. C'è una quest lunghissima da fare. Ci sono dei rapimenti, degli assassini, degli esperimenti sui bambini, sugli adulti, sui vecchi, per far vedere i vari effetti di alcuni dei medicinali che ci sono adesso in gioco. Vabbè, lasciamo perdere, è una cosa lunghissima e prima o poi la faremo, perché comunque dà un sacco di roba. Allora, lì c'è una fabbrica molto 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 grossa. Eh no, male che non sto incontrando nessuno. Quanto ci manca? Non ci manca tanto. Vabbè, mi stavo preoccupando per nulla. Una zanzarona. È una zanzarona. Signora zanzarona. Ma guarda, se mi sta lontano... Ah, in teoria le zanzare dovrebbero essere un bersaglio primario per il giocatore. Perché... Cos'è? Un super mutante. Oh no, ma sono qua. Quello è l'ospedale. Oddio santo. Cosa abbastanza fastidiosa. Devo stare attentissimo, perché ci sono super mutanti con le cose. Oh no, quante. Au. Come fa a non essere morta? Siamo un HP. Quanto sono di vita io? Poco. Vabbè, non l'ho presa. Ci pensa lui che fa l'attacco ravvicinato. Oh, per un pelo. Dicevo, devo stare attento sui mutanti, perché ci sono quelli con le cose. Ci sono quelli con la mini nuke lì, la bomba atomica, la munizione del Fatman, che ti corrono contro e si suicidano. Curiamoci. Anche perché se avessi più colpi del cecchino sarei più contento, ma... Qualcuno potrebbe dire, scusa, ma perché hai tolto il mirino da cecchino dal fucile... laser, potevi usare quello. Sì e no. Ma in teoria, se non mi ricordo male, dovremmo ricevere un po' di assistenza passiva. Vacca, se lo prendi in testa con questo lo sciotto. Oh, eccoli. Vi ho visto. Quindi se aspettiamo un attimo... oh oh. Dovremmo vedere un combattimento. Mi ricordavo che i sintetici attaccassero. Che sono fermi? Strano.
Ah, ma sono quelli base, cioè i Mark 4, il coso sintetico. E questo qua è sintetico camminatore. Perché gli altri cosa sono? Gattoni, nel senso. Però io vorrei scoprire questa zona. Se riesco. Rischio di morire tantissimo. Mi ha fatto venire un infarto. Pensavo a come sarebbe bello No, ripararsi no, da no, quelle no. piogge infernali. Non andare là tu. Io me ne sto proprio andando a cercare, lo dico chiaro e tondo. Oh, c'è un insediamento. Perché c'è la cosa della matua atomica. Cioè no, non c'è un insediamento. C'è una cosa per modificare la matua atomica. Non si butta via niente, signore. C'è un sacco di roba da sbloccare qui intorno. Attenzione! Vabbè. Credo c'è la mitragliatura addirittura. Aia! Muori. Sono morto. Sono mortissimo. Au. Non mi aspettavo che mi facessero così tanti danni. Niente. Questi è meglio evitarli. Mi hanno letteralmente one-shottato. Facciamo così, va. Evitiamo tutti. Lasciamo lì le zanzare. Lasciamo le supermutanti, i sintetici. Ok, sennò qui. È che mi dà fastidio come cosa. Perché qua quando ci si viene, i sintetici solitamente attaccano l'ospedale e attaccano i supermutanti. E mi dà un po' fastidio che non lo facciano. Però sono troppo forti, cioè mi one-shottano, letteralmente. Probabilmente se utilizzassi un'arma. Fa vedere. Ecco, fucile da cecchino, se gli sparo manualmente li one shot anch'io. Però no. Ho solo un colpo. Due, anzi. È solo che volevo sbloccare un punto per potermi teletrasportare. C'è lì una zona, aspetta. Lì, lasciamo stare. Qua ce ne sono un sacco di aree da sbloccare. Quanto manca? A proposito. Ah, ok, no. Andiamo direttamente al punto allora. Cos'è? Un ghoul, mi sa. Ok, cos'è che c'è scritto? Di andare sulla radio. Diamond City, classica richiesta di soccorso. Sarà questo? Mi sa. Aspetta. Dovrei avere la quest. Eccola qua. Segui la richiesta di soccorso della radio. Sì, questa qui. Quindi adesso, in teoria, io mi devo semplicemente avvicinare. Cosa c'era là in alto? Vabbè, un ghoul, chi se ne frega. Altro ghoul. Così, eh. Così quando si avvicinano li sciotto. Tanti ghoul, questi ti corrono addosso, non è che. Mi sa che devo andare lì dentro. Così a occhio. Pom. Morto. Oh oh. Paesi. Ah, morti tutti. Mi è venuto un colpo quando mi sono arretti contro 4-5. Beh, è palese che debba andare lì dentro. Ma è la cosa? È una fabbrica della Robco? 40%. Sì, ho detto adesso che c'è la percentuale in alto.
Attenzione, de che? Ah, in alto, ok. Cos'è? No, non è qui. Fa vedere la percentuale se si è alzata. 31%, no. Da che parte devo andare allora, gioco? Di qua. Fammi un po' vedere. 52%. Saranno in questa casa qua? E chi se lo ricorda? 70%, sì. Sì, 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 sì. Saranno qui, saranno. Scoppiati malissimo. Eccoli qui. Gli idioti. È completamente fuso. Anche questo. No, 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 no. Fucile laser? Così? A gratis? Mio. Ho un nastro. Mio. Via. Se non mi irradio per niente. Perché la missione passa così velocemente? Allora. Ascolta l'olonastro di battaglia. Dov'è che dovevo andare? Qui. Materiali, modifiche. No. Varie? Sì. Ciao dolcezza, non penso sia quello. Ho l'olonastro di battaglia. Olè. Imboscata lungo la strada. Sono 5 volte più di noi. Madonna. Varam, rapporto. Su. Nucleo al 5%. Dobbiamo distruggere le armature. Non possono finire. Ah, si sono suicidati. Varam. Merda. Astri, attiva l'autodistruzione. Faris, ripiegare. Raggiungeremo la vecchia base militare e da lì punteremo al nostro rifugio. Useremo i nostri nomi in codice. Ok, muoversi, muoversi, muoversi! Ok. Quindi devo andare... No, che palle! Tasto sbagliato. Ah, qui vicino. E comunque mi sembra che modificare le armi non sia servito a molto. Penso che prima del prossimo gameplay, adesso non so se l'ho già detto, ma forse, e dico forse, sarà meglio che rimetto il mirino da cecchino al fucile. Sempre se posso farlo, perché magari è un mirino che non posso rimettere. E vabbè, ok, sono morto, scorpione leggendario. No, 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 scappa sulle roccine, roccina, no, lassù, che non ci può venire lo scorpione. Ah, mi tocca, sono morto. Via. Combatti con Cosworth. Ha. Facciamo una cosa alla Tremors. Ah, ma non vale, lui vola. Però io non posso scendere. Se lo riesco a uccidere e ho fortuna, rompo il gioco. Ma non succederà mai. Lo so già. Ah già, è vero. I laser contro gli insetti in questo gioco rimbalzano. Beh, Cosmo ti fa un pochino di danni. Almeno quello. Ah, in teoria nessuno può venirci. Di base. Quindi può uscire solo di sotto. Oh, questo lo sente. Non in maniera eccessiva, ma lo sente. Ho il critico? No. Però facciamo così. Così lo carico. Aia! Gli ho fatto un colpo critico in faccia. Infatti si è rigenerato. Mirano in faccia? Ah, non c'ho punti... cose. Cosworth, vieni qua. Vieni qua. Qui. Sei troppo lontano. Rischio di farmi prendere se io non sto qui in alto sul punto dove lui non può salire. Cosworth, vieni qua. Ah. Bravo, bravissimo Cosworth. No. Bam! Ha sentito tutto.
Sì, vabbè. Ah no, lo sento, ok, ok. No! Che culo! È morto Cosworth esattamente nel momento sbagliato. E adesso... qui... c'è la cosa random del gioco. Potrebbe darmi un'arma assurda con un potere leggendario assurdo o un pezzo di armatura completamente inutile. Oh, olè! Cosa mi ha dato? Il fucile... probabilità di sbilanciare in seguito a un colpo. Guarda, così a occhio può stare qui. Cadenza di fuoco 83. C'ha il coso da mitragliatrice? Sbilanciamento, atelier, fucile 22. Perché ce l'ho anch'io, in teoria, il fucile. Mi fai vedere quanto leva il mio scrausissimo fucile? 16. Hanno le stesse munizioni? No. Questo qui usa le 45, non lo voglio... No, mi spiace. Le 45 le tengo perché sono quelle più forti di quelle che ho io nel mio cecchino, quindi quando posso potenziarlo utilizzerò quelle, ed è molto più forte. Quest'arma è inutile. Niente, peccato. Potevamo rompere il gioco, potevamo. Però dovrei aver fatto un botto di esperienza, in teoria l'ho ucciso io. Mi devo ricordare che le armi laser contro... gli insetti hanno una possibilità altissima di essere riflesse. Ma veramente? Questa è una mosca, per l'amor di Dio. Però no. Ma già visto? Ok, no. Dov'è Cosworth? Mi serve lui. Eccolo qua. Riesco a... no, non ci riuscirò mai. L'ho lisciata malissimo. Ma se è da sola... non è un problema. Perché dovrebbe tankarsi la Cosworth, io tiro fuori il fucile laser, dovrei uccidere in 2 secondi. È una mosca. Non è che... se partisse un critico. Ho finito i colpi? No, ne ho solo uno. Oggi abbiamo la fortuna al massimo, comunque. Doppia creatura leggendaria. Comunque gli faccio un danno che è abominevole, quindi non penso mi servirà chissà che cosa per ucciderla. Ho visto adesso che la barra praticamente... però non volare... il fatto che non mi vede, sono troppo lontano. Poi sto avanzando piano piano, 4-4. Sperando in un maledettissimo colpo critico. Sono rotto le balle. Vabbè, non mi ha dato nulla. Ma mi fa male però, Ops! Ma avvelenato! Maledetta! Muori! Finito il veleno? No, direi di no. Allora... ah già, vedo che qua anche bere mi cura. Fammi vedere un pochino cosa mi ha dato la moschina, che mi ha dato nulla. Un'altra pistola artigianale. Ma ti picchio. Infligge il 50% in più di danni agli animali. Ma guarda, sì, e spike ai colpi 308. Come no? Tranquillo che la prendo. Proprio. Niente. Andiamo avanti. Ho buttato via dei proiettili per nulla. Sì, ho fatto esperienza, per l'amor di Dio. Però. Siamo arrivati. Torretta. 2 torrette. Ve l'ho shottata. Un po' scarsa, eh. Ah, ma vedo dove siamo. Ho capito. Fì, mi ero completamente perso.
Qua c'è una quest secondaria da fare. Pop. Intanto carico il colpo critico. Non sto neanche sudando. Certo, io non sudo mai. Che battuta stupida che ha fatto. Roba utile. Qui, a parte che penso che ormai la quest ce la faremo nel prossimo gameplay, perché comunque è una cosa abbastanza fastidiosa, perché ci sono un sacco di... No, non posso entrare. Un sacco di gule basta, non è che ci sia chissà che cosa. Lì sopra, dove c'è quel cavo rosso, non sbaglio, volevo farvelo vedere se riesco. Sempre se non c'è nulla che mi importuna malissimo. Lì dentro, io adesso non lo posso fare e non lo farò mai nella vita. Ciao! La sentinella. Quella mi ammazza fino a livello 30 con un colpo. Praticamente. Anche perché c'ha legato in glasa, se non sbaglio. Allora. Tornando a noi. Mi fai scoprire il luogo. Poi devo stare attento, sento il rumore di una torretta. È lì sopra? Mi sa di sì. Sì, è lì sopra. Sarà divertente! Muori. Ce n'era un'altra. Oh. Non può partire. Ops. Più un pelo. Aspetta, devo guardare dentro al ghoul. Eh beh, tutta roba utile. In teoria siamo arrivati. Ma non mi ha dato... No! Oh cavolo! Se esplodeva la macchina ero morto. Perché non mi ha scoperto il posto? O sì, o me l'ha scoperto? Non me lo ricordo. Sì, ok, ok, perfetto. Allora, anche se... Questo canta. Anche se ormai... abbiamo già fatto una vagonata di cose e il gameplay è durato una vita, direi che ci facciamo anche questa parte di quest, perché ormai è finita, cioè siamo arrivati tecnicamente, perché così, come si suol dire, tagliamo la testa al toro, se no ci mettiamo 30 anni a fare tutta sta parte. Dato che sono arrivato qui vorrei finirla questa sezione, anche perché qua ci sono solo una marea di ghoul. Giro col fucile a pompa, anche se spacco un po' di colpi, chi se ne frega. Comunque è inquietante. Vai avanti te. Io potrei quasi star fermo. C'ha il lanciafiamme. Che ha l'efficacia tipo doppia sui ghoul in questo gioco. Perché non hanno difese a quella tipologia di danno. Un altro. Ma il gioco... No. Ti faccio un critico sulla gamba. Tu stai a terra. Gliel'ho staccata. Tu stai lì. Intanto pensiamo agli altri. No. Au. Ok. Meno male che avevo caricato il critico. Pezzo d'arma tua. Ma va. Sta dove sei. Cos'è che mi dà? Riduce i danni inflitti dai ghoul. Allora, potrei prenderla perché siamo all'interno di un luogo con tutti i ghoul, ma è più debole della mia armatura, quindi no. Ma il cubo lo prendo. Vediamo un po' d'acqua. Non fa mai male. Oh, c'è qualcosa per cucinare. Apri porta. Ha! Un bagno.
Non l'avevo visto. Tanta roba. Ma. Oh. Codlot? Ok. Mio. Lo SBAM, che sarebbe lo spam. Quello, il coso, come si chiama. Devo. Perché mi dici di andare di là? Non devo andare di là, gioco. Lo so dove devo andare. Violarlo è impossibile. Grazie. Povera donna. Infatti mi sembrava che dovessi arrivare qui dentro da qualche parte. Che brutta fine. Mio. Pistolone laser con la cosa automatica. Spreco di... Ecco, la pettorina dell'armatura da combattimento la gradisco tantissimo. Oltretutto è potenziata. Mia. E l'altra la buttiamo per terra. In teoria l'armatura da combattimento dovremmo puntare a farmarla. Cosa mi dice la missione adesso? Ascolta l'olonastro del cavaliere. Quella lì. Allora. Varie. Eccolo qua. No, questa è la cosa, non è l'olonastro. Eccolo qua. Cavaliere Tara Astlin, squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio. Matricola 3431. Sono trascorse 3 ore da quando ho attivato il mio segnalatore di pericolo. Nessun contatto da parte del Paladino o di Feris. Il loro obiettivo era la stazione satellitare sulla costa. Potrebbero essere fuori portata. Avevo l'ordine di difendere questa posizione a ogni costo. Il sito è stato completamente invaso. La porta non reggerà ancora per molto. Paladino Brandis, è stato un onore. Ok. Allora, completa, ascoltano... Adesso cosa mi darà? Gioco. Mi ha già dato la variante di questo. Indaga presso la stazione satellitare. No! Perché? È pieno di supermutanti. So già dov'è. È qui a 50 metri. È quella dove ci sono le parabolone. Ma di già? Non so se riesco a farla quella parte. Cioè, devo stare lontano 1 chilometro e cercare di cecchinare la gente. È là. È lì. È che vorrei finire la quest, perché ci vogliono 2 secondi a finirla. Cioè, vado lì, stermino qualsiasi cosa mi capita a tiro. Però... Torno al bunker e guardo se posso modificare il mio fucile laser e rimettergli il marino da cecchino. È l'unica cosa che posso fare. Non ho le difese per poter sconfiggere dei supermutanti. Proprio mai nella vita. Ok, ho cambiato il mirino. Ho messo quello che avevo prima, il mirino medio. Anche perché non posso metterci altro. Non ho le competenze per metterci il mirino a lunga gittata, purtroppo. Incrociamo le dita e speriamo che il gioco sia clemente. Aspetta. Sì, devo andare lì. Adesso mi segna che devo tornare qua. Ma in realtà devo andare avanti. Segui la richiesta di soccorso via radio. Indaga presso la stazione satellitare. Sì. Non so perché si sia sdoppiato e mi dica di tornare indietro. Beh, vabbè. Fatemi di tornare in là. Allora. Cominciamo male. Fammi un po' vedere. Cos'è? Quella cosa che mi ha mirato. Allora, una mosca mutante, chi se ne frega? A me interessa che questo luogo è già è pieno di supermutanti, veramente tanto pieno. Se li riesco a cecchinare dalla distanza, soprattutto quelli più in... ecco, tipo quello. Sempre se ci arrivo. E il problema è sempre se ci arrivo. Qua bisogna fare un lavoro molto 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 di precisione. Qua è pieno. Saranno almeno 20 o 30 supermutanti, almeno, in teoria. Poi magari, dato che sono durante la quest, ce ne sono meno. Aspetta che è tornato indietro. Uno è andato. Bene così. Sono arrivando i cani. No, tu...
Allora, non tanto questo, che vabbè. No! Ricordo comunque si è fatto shottare dal coso, eh. Da super mutante con la mini nuke, ma va bene così. Ah, me l'ho amato. Butterò via un po' di colpi, ma va bene. Ok, pericolo, sì, ok, sono lontani chilometri adesso i miei nemici. Quelli che mi vengono addosso sono morti. Se mi prendi da in fondo, guarda, sei veramente molto bravo. Non ti vedo io, non ti vedo. Oh, ne sta arrivando uno. Riesco a fargli... Ah, ci penso a lui. E ti sparo a una gamba. Oh, 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 oh. Super mutante macellaio. Kozor, ti prego, sopravvivi, perché sennò... No! No! Alberi maledetti. Non ho capito se mi è arrivato poco. Sta arrivando anche un altro, oltretutto. Non dovrei essere qua mai nella vita. A lui... vabbè, ma che sfiga! Cioè, veramente ce n'è un in mezzo leggendario. Per fortuna che non levano una mazza, perché il danno comunque deriva dalle loro armi. Cos'è il quarto nemico leggendario che incontriamo? Non lo vedo quello lì, però. Quello sì, è ok. Vorrei ignorarlo adesso, volevo uccidere l'altro. Eccolo qua. Morto. No, aspetta, non uso uno Stimpax. Guardo se posso curarmi mangiando. L'unica mia fortuna è che sono venuti tutti giù da me. Quindi io li posso uccidere con tutta la calma del mondo, anche se sto sparcando un quantitativo di colpi disumano. Allora, vorrei riuscire a colpirlo su una gamba o su un braccio per disarmarlo. Che non è semplice. Facciamo così e la risolviamo prima. Infatti ho livellato. Ok. Quell'esplosione nucleare cos'è stata? Oh, si è riattivato da solo. Bravo. Scusate, devo recuperare un po' di roba. Lanciamissili mio. Ma scusa, aspetta, è il lanciamissili quadruplo? Beh, sarebbe veramente tanta fortuna. Fa vedere? Sì, 150. Ah, questo è grosso. Perché un super mutante aveva il lanciamissili quadruplo e non l'ha utilizzato per scoppiarmi malissimo? Ah, ma aspetta, è l'arma leggendaria? No, ma va. Dov'è? L'ho già perso di vista. Armi. No, non è questo. Canna quadrupla, lancia missili e... rompifiamma. Basta. È un normalissimo bazooka. Cioè, normalissimo per modo di dire. Chi manca? Perché ho incenerito della gente io, mi sa. Ma tanto ho già guardato. Allora, c'era quello leggendario da qualche parte, e non so dov'è, mi sa questo mucchio qua di roba, no. Mio, quello no. Tu,
Eccoti qua. Allora, mio, un pezzo di armatura che mi dà 25 resistenza al veleno. Non può sbattermene una grandissima minchia. Mio, ma tutta roba artigianale, cioè va benissimo nel senso. Questo mi fa capire che non mi farete dei gran danni se. Oh, aspetta, c'è un supermutante. Là. Preso. Quello è forte, eh? Cioè, forte, per modo di dire. Sono stato molto fortunato comunque a trovare questo fucile. Già così. Mi ritengo notevolmente fortunato. Se solo tecnologie come questa non fossero andate perse, Anche perché il danno con la modifica che gli ho fatto l'ho aumentato di 10, quindi non è che l'abbia aumentato di 200. volevo fare lotta. Ti vedo, ma non ti vedo. Rumore, cos'è? Anche perché penso che io dovrò salire in alto. Come fa a sparare che è lì dentro? Vabbè. Noi dobbiamo salire. Di qua? Di là? Ah, ok, ho già capito. Dobbiamo andare in quella là. O in quella lì. Perché secondo me bisogna andare in quelle dove ci sono le costruzioni. Vabbè, il tipo lì dentro non esce. Ah, c'è anche qua una costruzione, aspetta. Muori. Perché lì c'è ancora pericolo? Accidenti! No! Quello mi fa un bel cane. Dove sei andato? Muori. Au! Boh, e ora sono finiti. In teoria. Allora, molotov, munizioni, munizioni, e quello sta lì. Qua. Munizioni, una corazza da supermutante. Non penso di poterla utilizzare. O sì. Ma chi se ne frega, tanto quella da coso, da combattimento. Quindi. Ok, questa è la torretta sbagliata. Secondo me o è quella lì, o è quella lì, dove c'è l'altra costruzione. Vogliamo cercare un riparo, signore? Mi sento piuttosto esposto. Sì, no, compare, balle. Che abbiamo quasi finito sta maledettissima quest. Poi la parte finale, tra molte virgolette, ce la facciamo nel prossimo Game Blay. Eccoci qui. Chiave, munizioni, altro arma inutile. Ci sta. Non posso pretendere di essere sempre tanto fortunato. Ne abbiamo già avuta fin troppa di fortuna. Meglio morire Vedo. vivo Eccolo piuttosto qui, che trovato. morire Tutta roba completamente inutile. E l'oro nastro di. Intanto che vado a esplorare. Lo ascoltiamo. Aveva un nome con la F, tipo. Questo qua. Poi dopo mettere via tutti. Ah, il Partito si è fermato. nome di un drago di La Wakfu. gamba. Non riesco a bloccare l'emorragia. Il proiettile deve aver reciso un'arteria. Brandis, se sentirai questa registrazione, spero tu abbia raggiunto Astlin in tempo. Non potevi fare nulla per me. Vai al bunker a nord. Te la caverai. Questa è la cosa importante. Direi che ancora non abbiamo finito. Fa vedere. Mappa, bunker a nord. Alla faccia! Ah, sì, è vero! Adesso mi ricordo. È vero, è vero, è vero. Ma, scusa, noi da che lato ci dovremmo andare? Ah, beh, direttamente da qua. Tiriamo dritti. Ok.
Come ci salgo qua? Dopo così chiudiamo il video in bellezza, che vediamo qua cosa troviamo. Comunque l'ultima parte non la facciamo adesso, assolutamente. Perché no. Cioè già questo gameplay avrà superato i 40 rotti minuti, forse più, di registrazione. Olè, qua se cado piango. Oh, oh, il Fatman mio. Yoink. Il Fatman, o il Fakman, dipende dai punti di vista. Sì, vabbè. Grazie mille, gioco. Non ci faccio una mazza, però. Quanto leva? 200? 300? Partono le scommesse, non me lo ricordo. Dov'è? No. Eccolo qua, Fatman. 458 di danno. Vabbè, però munizioni zero. Questo direi che me lo terrò dietro, così a occhio. E niente, direi che possiamo chiudere qua il video, anche perché ripartiremo dal forte di poco più avanti. Comunque che sfiga, ok Fatman, ma l'armatura completamente vuota? Mica tanto, qua due pezzi di armatura da sintetico completamente inutili. Quindi, qui dal maestro Obi-Wan per Hobby, per oggi, beh, è tutto. Ci vediamo a un prossimo video e come sempre ricordate che la forza sia con voi!